Allora, buongiorno, siamo adesso nel reparto di medicina d'urgenza e pronto soccorso e siamo in compagnia con il direttore della struttura, il dottor Vito Procacci, a cui chiediamo di spiegarci quali sono le prospettive di ulteriore crescita e di trasformazione di questo reparto. Allora, le prospettive sono relative alla necessità di adeguamento del pronto soccorso a un ruolo strategico fondamentale che l'ospedale. Buonasera a tutti. Che gli ospedali, che l'azienda ospedale universitaria degli ospedali più uniti diciamo, si appresta a rivestire nel panorama sanitario regionale anche alla luce del piano di riordino. Sicuramente ci poniamo come ospedale di secondo livello e quindi diciamo con un'organizzazione che in gran parte abbiamo che siamo intenzionati ad espandere in relazione a quanto dettato dalla legislazione regionale e nazionale. Le prospettive interne si risolvono su due assi strategici fondamentali, e cioè la prima cosa è l'impianto della TAC nel pronto soccorso, che consente ovviamente di snellire in maniera drammatica le procedure, anche temporalmente, le procedure diagnostiche sul paziente critico. E il secondo asse strategico, che è immediatamente collegato all'impianto della TAC del pronto soccorso, è la riorganizzazione della degenza breve già da tempo esistente nella nostra struttura complessa, con l'implementazione dei letti del reparto di medicina d'urgenza che si articolerà con 10 posti letto, da 10 a 12 posti letto di medicina d'urgenza più da 8 a 10 posti letto di terapia subintensiva finalizzati alla stabilizzazione del paziente. Facciamo vedere dove verrà ospitata la macchina, magari con sicuramente. Allora, la macchina d'attacco verrà ospitata in questi locali, che ovviamente verranno all'uopo ristrutturati, e si prevede entro la tarda estate, inizio autunno. Qui ci sarà l'impianto di una TAC con tutte le performance, ovviamente abbatteremo alcuni muri divisori, e poi ci saranno tutti gli elementi per richiesta dell'accreditamento per l'esecuzione delle sale TAC. Questi sono i nuovi locali che sono ovviamente destinati a questa diagnostica. Questo della TAC era un passaggio decisivo? L'ho detto, è un asse strategico nella politica aziendale dell'unità operativa, perché permette di snellire enormemente dal punto di vista cronologico le diagnostiche, soprattutto per il paziente critico, non solo, ma comunque aumenta il livello in maniera drammatica, il livello di sicurezza, perché evita trasporti di pazienti dall'altra parte, cioè nell'ospedale della maternità. Ovviamente la diagnostica TAC oggi è una diagnostica decisiva per la gestione del paziente critico, che già tradizione ormai storica viene sottoposto nel nostro reparto all'ecografia critica. Se questo si completa con la possibilità di eseguire in tempi assolutamente brevi l'esame TAC, ovviamente questo comporta un aumento del livello di sicurezza diagnostica e di stabilizzazione dei pazienti. Dottor Procacci, nel nuovo assetto sanitario regionale, qual è la collocazione futura del Dipartimento di Emergenza degli Ospedali Uniti di Foggia? Allora, è sicuramente una collocazione di altissima importanza strategica, perché sicuramente il piano di riordino ospedaliero prevede una razionalizzazione nella rete degli ospedali e comunque fa dell'ospedale, dell'azienda ospedaliera universitaria, ospedale Uniti di Foggia, l'elemento di riferimento per tutta quanta la Puglia Nord, quindi anche per territori che vanno oltre la provincia. E invece nell'attività di ricerca e di didattica collegata alla Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Foggia? Anche questo, perché premetto che
già la legislazione da tempo prevede per i dipartimenti di emergenza di secondo livello l'esercizio di funzioni non solo assistenziali ma anche di didattica e di ricerca che riguardano un po' tutta la rete dell'emergenza. Noi in questi anni abbiamo cominciato, diciamo, con successo a porre in essere queste attività. Per quanto riguarda infatti l'attività di ricerca, abbiamo, dopo l'implementazione del reparto di terapia subintensiva che abbiamo, diciamo, gli 8 posti letto, ci siamo da tempo occupati, diciamo, di ricerche soprattutto sull'ecografia critica, sull'importanza di una particolare tecnica salvavita che è la ventilazione meccanica non invasiva e un monitoraggio particolare che si chiama monitoraggio capnografico e tra le altre cose il nostro gruppo di ricerca soprattutto sulla capnografia è tra i primi sul territorio nazionale ad aver condotto delle ricerche in questo senso. Per quanto riguarda l'attività didattica, è da segnalare che da sempre all'interno del Dipartimento Unico Ospedaliero Universitario dell'attività integrata dell'emergenza, diciamo, la struttura complessa svolge attività didattica sia per quanto riguarda i medici e infermieri operanti nel sistema sanitario nazionale e regionale, sia per specialisti in formazione, sia ultimamente anche per studenti del quinto e sesto anno della facoltà di medicina e chirurgia. La tecnica didattica che si utilizza è completamente moderna e soprattutto vede come coprotagonista, diciamo molto attivo, un corpo speciale della Croce Rossa Italiana che è il corpo dei simulatori, cioè si tratta in pratica non di lezioni teoriche, ma si tratta di scenari che vengono organizzati e articolati, scenari simulati proprio da professionisti esperti che utilizzano il trucco e delle scene, diciamo, simulate per favorire l'addestramento continuo proprio su persone reali che simulano delle patologie, sia di medici che infermieri, ma soprattutto con la vera novità di quest'anno, questa esperienza molto bella, tra l'altro, che diciamo, soprattutto su simulatori umani viene ripetuta in pochi posti sul territorio italiano, forse potremmo essere sicuramente tra i primi a fare questa esperienza, è stata estesa con successo agli studenti del quinto e del sesto anno della Facoltà di Medicina.